Buongiorno a tutti. Piccole Magazine, oggi con una intervista, sempre come tutte le interviste, interessante. Oggi parleremo con l'avvocato Costantino La Rocca, che si occupa dei diritti della comunità LGBT, specialmente dall'ONU, nella zona di Ancona e Abruzzo. Lui già da tanto che fa questo stupendo lavoro, che sviluppa una interessante traiettoria a livello di carriera come avvocato, e quindi con lui conosceremo qualche tema che è dal vostro interesse, siamo sicuri. Quindi non potete smettere di guardare questa intervista. Innanzitutto, Costantino, mi permetto di darti il tu, Certo, certamente, certamente. e ti diamo il benvenuto qua a Piccole Magazine. Grazie. Sono io che ho il piacere di essere ospitato da voi. Bene, Costantino. Prima di tutto, ovviamente, come stai? Come sta andando la situazione? Bene, bene. Beh, questo è un anno un po' particolare, no? Come per tutti, quindi speriamo insomma che quest'anno ci dia delle soddisfazioni e una maggiore serenità, che poi sono le due cose che importano, no? Che sono più importanti, perché francamente stiamo vivendo un periodo piuttosto cupo, direi, no? Cupo e triste per le note vicende, però insomma sembra che stiamo, diciamo che stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel, su. Ecco, diciamo così. Andando avanti, piano piano vincendo questa lotta, che è anche una lotta Certamente. grandissima. Costantino La Rocca, quindi come avvocato, Costantino, di cosa ti occupi, essendo avvocato, principalmente parlando esattamente dai diritti della comunità LGBT? Ma guarda, innanzitutto ho avuto l'opportunità di iniziare a lavorare su queste tematiche dal 2017, anno in cui ho partecipato al concorso di Miss Trans e ho avuto modo di conoscere Regina. E da lì ci siamo, insomma, un po', abbiamo approfondito delle tematiche, dei problemi sottesi e lì ho cominciato un po' ad interessarmi. Ma dunque, le cose sono di acqua sotto i ponti, insomma, ne è passata, perché da lontano 1982, la legge cosiddetta sul transessualismo, insomma, per fortuna, gli orientamenti giurisprudenziali, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno, insomma, sono riusciti ad andare avanti e a riconoscere, anche se in parte, perché ci sono tante sacche di resistenza, ancora, hanno riconosciuto in parte diversi diritti che prima erano impensabili, no? Per i trans, insomma. Ma la cosa più importante che mi sento di dire è che questa legge del 1982 è stata un po' in parte, diciamo così, riformata in Italia, ma anche nel mondo, no? E quindi, diciamo così, l'orientamento giurisprudenziale non fa altro che appoggiare queste tematiche, queste problematiche. La cosa principale che deve essere fatta a mio parere, sono due o tre punti fermi, naturalmente. Innanzitutto, definire il concetto di identità di genere e le condizioni transessuali ed intersessuali e connesse al di fuori di ogni contesto patologico. Quindi eliminiamo, perché ancora vi sono anche, quando parlavo di resistenza, di sacche di resistenza in tal senso, la patologia è una cosa altro, completamente altro rispetto alle condizioni e ai desideri, no? Diciamo così, delle persone transessuali e intersessuali. Stabilire il principio fondamentale di tale normativa, che è quello del perseguimento del benessere psicofisico della persona, e stabilire che gli interventi eventualmente necessari per questo benessere, che non sono solo ed esclusivamente giuridici. Certo, magari no, la mia professione è importante, ma io penso anche ai medici, chirurghi, ai psicologi, ai sessuologi, siano coperti dal servizio nazionale. Anche questo mi sembra che può essere una conquista sociale, una lotta davvero, no, importante. E poi identificare infine delle procedure semplificate di rettifica del genere e del nome,
sui documenti anagrafici, anche in assenza di intervento chirurgico, ed è qui il nocciolo fondamentale, no? Di riconversione degli organi genitali. Perché? Perché mentre prima la riconversione, diciamo così, era solo ancorata solo ed esclusivamente all'intervento chirurgico, oggi per fortuna non è più così. E la sentenza che ha fatto un po' da spartiacque è quella del 21 ottobre del 2015, in cui grazie alla quale finalmente le persone trans possono ottenere la rettificazione del sesso anagrafico e del nome nei documenti senza l'obbligo di sottoporsi all'intervento chirurgico. Ed è questo, penso che sia veramente una conquista importantissima, no? E questo, ecco, quindi al di là dell'intervento chirurgico dei caratteri anatomici primari, vi è, ecco, anche il diritto ad avere l'anagrafica consona a quello che è il mio desiderio e la mia psiche. Quindi esatto, questo ritengo sia importante. E ciò poi evidenzia due aspetti importanti. Il primo, che lo Stato deve rispettare le scelte dell'individuo. Sembra una cosa lapalissiana, ma effettivamente di questi periodi invece è meglio rimarcarlo. Lo Stato deve rispettare quelle che sono le esigenze e i desideri di qualsiasi individuo. Il secondo, che l'intervento per la modifica dei caratteri sessuali primari non è obbligatorio al fine della rettifica in sede anagrafica. Si tenga conto che prima di arrivare a questi traguardi a livello legislativo, tu pensa che per procedere alla rettifica dei dati anagrafici sui documenti era necessario, anzi indispensabile, altrimenti non si poteva far nulla, prima essere autorizzati all'intervento chirurgico. Successivamente si doveva subire l'intervento e solo dopo che il medico legale accertava il cambiamento fisico, chiamiamolo così, si poteva poi pretendere e richiedere il cambio nei documenti. Ad oggi fortunatamente non è più così, anche perché negli ultimi tempi si è capito, e questo mi preme sottolineare questo, che il trattamento chirurgico non costituisce l'unico strumento di ausilio al fine di garantire la modifica. Perché la modifica dei caratteri sessuali, che legittima poi una pronuncia di un giudice, può derivare anche da trattamenti diversi da quello chirurgico. E ti faccio due esempi, ad esempio le terapie ormonali oppure una situazione congenita. Quindi sono due cose che non possono, ma non sono necessariamente, diciamo così, presenti. Quindi io posso avere anche una rettifica dei miei, una modifica dei miei caratteri sessuali e senza passare obbligatoriamente, ecco, attraverso questo intervento chirurgico. Infatti, parlando di tutti questi progressi che sono realmente interessanti, che sono ogni volta più ampli, hai parlato di una parola che mi viene in mente in modo latente, la resistenza. Quindi hai parlato di questo perché anche ci sono dei progressi, c'è questa resistenza. In quale senso viene vissuta, viene data questa resistenza, viene evidenziata? Sia la resistenza dallo Stato, resistenza dalle persone, resistenza in quale forma? Guarda, parto subito dal basso, partiamo quindi dal chiacchiericcio dei bar e della piazza, quindi quei luoghi comuni in cui ancora le persone trans sono viste un po' come se fossero persone da schivare o comunque da evitare, quando in realtà, a mio parere, hanno una sensibilità e anche un'intelligenza spesso superiore alla media. Ma questo è il mio parere e quindi lo dico, insomma, così. Poi ovviamente è frutto di ignoranza in tutto, nella cultura, nella biologia, nella scienza, nella psicologia. Quindi sono persone che parlano un po' per partito preso, un po' per sentito dire e un po' per, non lo so, perché forse va di moda parlare male di persone che invece devono essere rispettate e devono avere gli stessi diritti riconosciuti, devono avere riconosciuti gli stessi diritti di qualsiasi altra persona, perché sono persone
che valgono tanto quanto gli altri. Quindi questa è la prima cosa. Poi a livello, devo confessarti che anche a livello legislativo molte sacche di resistenza in questo senso ce ne sono, tant'è vero che per il cambiamento ad esempio anagrafico diverse volte noi avvocati siamo costretti anche ad aspettare la sentenza di appello. Perché? Perché un giudice magari non riconosce il cambiamento o meglio il cambiamento simultaneo fra psiche e fisico e quindi magari rigetta un'istanza fatta in tal senso. Quindi noi avvocati dobbiamo aspettare, dobbiamo spiegare anche alle persone le lungaggini che ci sono. Tu pensa già proverbiare la lungaggine nella giustizia. Figuriamoci se io devo per forza di cose proporre appello ad una sentenza che rigetti le mie istanze. Quindi passano non mesi ma anche anni. Quindi per fortuna queste cose stanno un po' cambiando e ti cito alcune sentenze di primo grado che hanno invece seguito questo nuovo orientamento, no? L'orientamento di cui parlavamo prima, ad esempio le sentenze tribunali di Bari, tribunale di Savona, di Cassino, di Lucca, di Verona, di Roma, però ecco, ed è importante, sembra anche quasi una speranza, no? Che tutte queste sentenze sono sentenze che sono state emesse nell'ultimo triennio e quindi sembra proprio che la giurisprudenza abbia cominciato ad accogliere un nuovo orientamento alla luce anche dell'evoluzione e del contesto sociale, insomma. Ok, Costantino, parlando esattamente di quelle sentenze, tu che sei specialista in giurisprudenza esattamente, queste sentenze possono essere vincolanti per altri tipi di ricorsi, per altri tipi di... Assolutamente sì, sono vincolanti perché il nostro sistema, ovviamente ha una separazione dei poteri, cioè il potere legislativo e il potere giudiziario, quindi ecco, le leggi vengono fatte dai nostri legislatori che sono i parlamentari, però è chiaro quindi che il giudice, il magistrato parla attraverso provvedimenti che sono sentenze, decreti, ordinanze, sentenze, però è anche vero che possono essere vincolanti anche se non è obbligatorio e si parla in questo caso di sentenze nomofilattiche, cioè ad esempio la Corte di Cassazione ad esempio fa una fa tendenza, consolida un orientamento che poi noi avvocati ad esempio quando ci occupiamo di queste vertenze, di queste tematiche, facciamo proprie ricordandolo nei nostri atti. Ad esempio, già la Corte di Cassazione con la sentenza numero eccetera eccetera, ecco, quindi facilitiamo anche un po', no, il compito dei giudici. Bravo, perfetto, sì, perché a volte esiste la possibilità di trovarci con dei giudici che non hanno quella conoscenza esatta. Certamente. Come si dice qua, quell'educazione esattamente sui diritti LGBT, su questa situazione particolare. Il rispetto anche, no? Direi, il rispetto per una tematica che invece deve essere comunque affrontata e giuridicamente indirizzata. Sì, esattamente, parlando anche perché questi sono diritti costituzionali, diritti umani che sono... Certamente, pensa all'articolo 32 del diritto alla salute, pensa all'articolo 2, la nostra Costituzione è la Costituzione più bella del mondo, se fosse applicata bene davvero sarebbe una grossa soddisfazione. Pensa che io parlavo con un collega polacco addirittura, tanto tempo fa, mi diceva che, a parte che la maggior parte delle loro leggi sono derivate dal nostro diritto romano, mi diceva proprio che voi avete una Costituzione bellissima, poi vi perdete magari in 2000 rivoli nella burocrazia, nella lunghezza della giustizia di cui, no, parlavamo prima. Però ecco, potenzialmente in astratto abbiamo una Costituzione che è il nostro vanto ed il nostro orgoglio, no, nazionale. Perfetto. Costantino, riguardante a quello che sviluppi dentro che realizzi come lavoro dentro l'ONI e che adesso continuerai a fare nella zona di Ancona, Umbria, Abruzzo, Le Marche, certo. Esattamente... come ti sei diventato un collaboratore, per dire in questo modo la parola, dall'ONI? Ma guarda, tutto, come dicevo prima, è nato dalla conoscenza con Regina.
e quindi tramite Regina, insomma, ho avuto la fortuna, insomma, di fare parte di questa associazione. Poi chiaramente poi la mia professione non può non essere in sinergia quindi con psicologi, sessuologi, endocrinologi e tutte le altre persone, insomma, che fanno parte dell'associazione. Ecco, quindi questo è, tengo a dire che ognuno ha il suo compito, ma insieme dobbiamo riuscire, ecco, a tutelare il mondo dell'LGBT. Insomma. Ad esempio, se una persona trans che vuole realizzare o sta realizzando il percorso della sua transizione, vuole fare la rettifica anagrafica, può rivolgersi direttamente a te? Esattamente, può rivolgersi a me direttamente, poi io tramite l'ONIG contatterò, se ritengo opportuno, se vi è la necessità e l'opportunità, altri colleghi, chiaramente, e anche psicologi, sessuologi che possono aiutare nel percorso il trans, assolutamente, senza problemi. Ah, una cosa ci tengo a dire, questa è una cosa essenziale. Io sono anche iscritto, ho fatto domanda di iscrizione, ma penso che arriverà a momenti, per il gratuito patrocinio. Quindi le persone che dichiarano annualmente una cifra che è sotto, mi sembra, 11.493 euro, quindi sotto questa soglia, possono rivolgersi a me e non pagano nulla, nel senso che le mie spettanze professionali vengono pagate dallo Stato. Quindi ecco, c'è anche questa possibilità che... Un'azione molto interessante realmente. Sembrerebbe, sarebbe sufficiente un'autocertificazione e altra documentazione da cui risulta che una persona dichiara meno di questa somma di cui ho parlato prima per poter accedere al gratuito patrocinio, che, come dice la parola stessa, è un'assistenza che l'avvocato presta senza volere alcuna retribuzione da parte delle persone, proprio perché è pagato dallo Stato. Perfetto. Costantino, hai parlato diverse cose che davvero sarebbe un piacere di approfondire. Ad esempio, parlavamo prima dei progressi della legge di identità di genere qua in Italia, che è una pioniera, per dire, a livello europeo. E parlavi della resistenza che ancora... purtroppo possiamo vedere ogni giorno, sia sui social, sia su tutti i giornali, sia sulla TV, tante informazioni, tante notizie sulla la transfobia, tanti problemi, diciamo, che la società ancora dimostra in confronto alle persone LGBT. Questo, e vogliamo anche combinare questa informazione, no? Questa resistenza con quello che fa, il lavoro che fa lo Stato, specialmente a livello giudiziale, a livello di fiscalia, a livello dell'indagine, a livello di giustizia, perché ci sono tanti casi che purtroppo possiamo vedere che sono casi che si sono dimenticati, sono casi che sono ovviati, quindi così. Però è interessante, perché avendo una Costituzione stupenda, avendo a favore una legge realmente meravigliosa, tante sentenze, tanta giurisprudenza, come hai detto tu, importante a livello generale, a livello di tutto il paese, e ovviamente con gli strumenti che sono stati firmati e anche ratificati dallo Stato riguardante i diritti umani. E sarebbe interessante di poter intervistarti di nuovo, fare un'intervista più approfondita, perché questo è un tema che sempre viene in mente, un tema in cui ogni giorno si legge, si portano diversi punti di vista, ma te, come avvocato, come specialista in giurisprudenza, come specialista esattamente di questo tema a favore della comunità LGBT, ti invitiamo, colgando l'occasione, per una intervista realmente per parlare di questo tema, che sono sicuro darà tantissimo da parlare. È un'informazione che anche tante persone non hanno,
e quindi siamo sicuri che questo fornirà, sarà interessante per tutti. E Costantino, non vogliamo finire questa intervista prima invitandoti di nuovo a una nuova intervista per poter approfondire certi temi che sono dall'interesse di tutti. E una, perché vogliamo anche darti in questo momento l'opportunità per condividere i tuoi contatti, perché sappiamo che ci sono tante persone che hanno bisogno della documentazione, della informazione legale, della consulenza, e quindi sono tutte tue le telecamere di Piccole Magazine in questo momento per condividere. Le capiti qualcosa del genere. Ma allora, dunque, io ho uno studio a Falconara. Falconara è lo stesso agglomerato, insomma, urbano di Ancona, quindi diciamo Ancona. E sono in Piazza Mazzini numero 9, il mio numero di cellulare sul quale posso essere tranquillamente contattato è il 338-75-78-408. E, ripeto, ho anche il gratuito patrocinio, ci tengo a dirlo perché è una, insomma, penso che sia una cosa importante, no? E quindi, ecco, qualsiasi persona abbia una problematica di questo genere, non esiti pure a contattarmi, perché sicuramente troverà in me professionalità, serietà, speriamo competenza, questo non sono io a doverlo dire, e massima correttezza di informazione trasparente. Importantissimo realmente sapere questi dettagli. Bene, Costantino La Rocca, ti ringraziamo tantissimo per questo tempo che ci hai dedicato. Sono io che ringrazio te. Ci sono tante, tante, tante cose che vogliamo parlare, che vogliamo sapere, vogliamo condividere anche con tutta la comunità, però purtroppo il tempo... Il tempo è tiranno, come si dice, il tempo è così. Però ecco, rimango veramente molto volentieri a disposizione per un'altra intervista e per fare quattro chiacchiere, insomma. Perfetto, stupendo. Quindi già con questa intervista apriamo le porte a Piccole Magazine TV per condividere anche dell'informazione importante riguardante ai progressi a livello di giurisprudenza, a livello legale. E quindi invitiamo a tutti voi a continuare guardando tutte le nostre interviste, esattamente anche mettendosi in contatto con l'avvocato Costantino La Rocca, specialisti in giurisprudenza, specialmente per la comunità LGBT, con chi abbiamo condiviso una bellissima intervista. Ti ringraziamo di nuovo e siamo sempre alla tua disposizione, Costantino. D'accordo. Ciao, a presto. Alla prossima. Ciao, a presto di nuovo.